Benvenuti cari apostatacci, oggi doppietta di video, ci sto prendendo gusto, l'apostasia mi sta dominando. Allora no, faccio questo video perché oggi vorrei rispondere anche a un'altra domanda, una domanda che mi è stata fatta in questi 6 anni e che mi hanno riproposto ultimamente, ovvero come faccio ad avere presa sulla mente il testimone di Geova. Intanto premetto che non ho la pretesa di elargire una verità assoluta, quindi questo è un mio pensiero personale, ne potete fare ciò che volete. È una mia riflessione maturata in questi anni. C'è anche un fattore che mi ha frenato dal fare questo video in passato, perché in qualche modo comunque svelerei una carta che secondo me è fondamentale. Una carta proprio di comunicazione. Allora, qual è questa carta? Intanto diciamolo, cioè quella della deframmentazione dell'archetipo dell'apostata che il corpo direttivo innesta nella mente del testimone di Geova. Cos'è tutto sto giro di paroloni per dire cosa? Che il corpo direttivo con la sua propaganda costante instilla nella mente del testimone di Geova che chi esce fuori dall'organizzazione è pressoché un appestato che ne combinerà di cotte e di crude, che mentirà sempre, che sarà bugiardo, che insomma è lo spirito del mondo che agisce su quella persona. Quindi nella mente del testimone di Geova l'apostata è un veramente proprio visto come una, ma proprio l'apostata, si sta parlando dell'apostata, proprio di quello che si mette contro l'organizzazione, che lotta per contrastare quell'organizzazione lì. Allora, perché dico questo? Perché come si fa a deframmentare, a decostruire questo archetipo che hanno nella mente i testimoni di Geova? Semplicemente distruggendo tutte quelle che sono le costanti che il corpo direttivo dice, le costanti riferite all'apostata, ovvero millantatore, è magari uno che dice parolacce, è una persona chissà come, che cosa combina, fornicazione, adulterio, si droga, frequenta compagnie allucinanti. Ebbene, io non è che sono proprio l'esempio perfetto della distruzione di questo stereotipo, perché comunque sono una persona abbastanza non è che mi tendo a sistemare, ad essere precisino, sono una persona abbastanza caotica e quindi magari non rappresento per filo e per segno la distruzione dello stereotipo, però certamente secondo me la cosa più efficace, perché poi c'è anche da distinguere una cosa, attenzione, facciamo un attimo una specifica, perché io sono qua a fare informazione su internet, a parlare di quello che penso, di quello che secondo me è giusto dire, ma io comunque in qualche modo non mi sento in dovere di dover distruggere la mia personalità per dover fare per fare questa cosa, altrimenti comunque sarei ancora all'interno di quella dinamica lì, cioè sarei ancora veramente schiavo della Watchtower. Già mi dicono, ma te perdi tempo su internet, ok? Ma per me è una battaglia importante questa qua, per me è una battaglia per far vedere riconosciuti i nostri diritti fondamentali, quindi per me è una cosa superiore, non si tratta che io voglio rimanere ancorato ai testimoni di Geova, forse per me io smetterei di fare informazione, però comunque ritengo che sia necessario perché se si sono subite delle ingiustizie è giusto parlarne. Allora, la deframmentazione dell'archetipo artificiale dell'apostata si può ottenere in una maniera molto semplice, facendo informazione corretta, spezzando lance
in favore dei testimoni di Geova quando è assolutamente necessario farlo, quando è dovuto farlo. Faccio una specifica. Apriamo un attimo il discorso pedofilia. I testimoni di Geova adesso, dopo che è successo tutto il fatto dell'Australia, che ha modificato le procedure interne per quanto riguarda questa cosa. Non si può continuare a portare avanti battaglie qui in Italia su un frangente che è stato modificato per essere maggiormente utile ad una maggiore risoluzione del problema pedofilia. Adesso viene detto chiaramente che bisogna chiamare l'autorità. Ok, ragazzi? Bisogna chiamare l'autorità. Dire che loro adesso, allo stato attuale, favoriscano il fenomeno della pedofilia è una cosa scorretta. Hanno sbagliato procedure in passato e su questo non ci piove. Hanno sbagliato all'estero, hanno sbagliato in Italia, hanno sbagliato dove volete. Ma se nel KS c'è scritto testuali parole di denunciare l'autorità, capite bene che un testimone di Geova che si sente dire che non gestiscono bene ora la pedofilia, capite che questo scappa dicendo questo è un apostata col dente avvelenato. Invece bisogna dire quello. Poi se loro agiscono in disarmonia con le loro regole, creando dei regolamenti verbali, dicendo qua c'è scritto così, ma vedete voi se potete nascondere, quello è un altro discorso. Ma il testimone di Geova medio che guarda l'informativa e pensa questo e vede questo, legge questo, rimarrà comunque contrariato dall'informazione e non potrà che dire: eccolo il solito apostata col dente avvelenato. E c'ha ragione. E ha ragione. Quindi, facendo informazione quanto più corretta, così si può arrivare alla mente del testimone di Geova. Questo per quanto riguarda chi comunica con loro tramite internet. Invece, chi ha un amico, testimone di Geova, come può fare breccia non essendo mai stato dentro l'organizzazione Testimoni di Geova, quindi non capendo come pensa un testimone. Secondo me qua è inutile girarci intorno, tralasciando i casi che ormai sono irrecuperabili di persone talmente plagiate che non è possibile instaurare una qualsivoglia tipo di comunicazione. Questo perché, spiego brevemente. Ci sono persone intanto che sono chiaramente predisposte al plagio. La predisposizione al plagio passa molto spesso in maniera preponderante dal fatto che uno non ha una cultura e un'intelligenza, cioè, o un difetto mancanza di strumenti per quanto riguarda l'interpretazione della realtà che lo circonda e una mancanza evidentemente di cultura. Probabilmente la persona preferisce farsi trasportare da dottrine create da altri, ok? Quindi purtroppo mancano gli strumenti per alcune persone di potersi liberare dalla morsa. Ma oltre a questo c'è un aspetto fondamentale che è quello legato al tempo. Ci sono studi neurologici che dicono che più uno fa una cosa, più uno fa un'attività, più si instaura una connessione neuronale tra i neuroni, no? Quando una persona cessa di fare questa cosa, le connessioni neuronali pian pianino vengono atrofizzate e ora non so se dire una stupidaggine, ma poi insomma cadono in disuso e dimenticano certe cose. Ad esempio, io sono un musicista, se suono la chitarra tutti i giorni e mi esercito tutti i giorni, il beneficio lo si vede. Se per un mese metto la chitarra lì, o anche 2, 3, 4 anni, facciamo di più anni, non la tocco, poi la prendo in mano che sono peggio di prima. Per questo perché? Perché le mie connessioni neuronali
sono andate un po' in disuso, diciamo così. Stessa cosa nei testimoni di Geova. Quindi è qua la necessità del corpo direttivo di fare in modo che tutti i testimoni di Geova tutti i giorni vadano alla adunanza. Pensate a questa cosa, ragazzi, riflettete un attimo. Come mai il corpo direttivo invita sempre in maniera spasmodica e tremendamente ripetitiva ad andare all'adunanze anche in casi in cui, cioè, fa una pressione incredibile a spronare la gente ad andare all'adunanze. Incredibile. Quando la persona non va all'adunanza, la cosa che si deve innescare è il senso di colpa. Fate una riflessione su questo, se c'è qualche testimone di Geova che mi sta guardando adesso, ed è a voi che rivolgo soprattutto questo video, perché il corpo direttivo vi invita così tanto ad andare all'adunanza? Ve lo dice, il motivo ve lo dice, perché altrimenti lo spirito del mondo, voi vi raffreddate e lo spirito del mondo vi condizionerà. Allora lui utilizza termini teologici. Per dire fondamentalmente una cosa che è vera, ma non è negativa nella loro accezione, ma è positiva, nel senso che quando si smette di andare alle adunanze non si entra in contatto con quegli elementi tipici della persuasione, del chiamiamolo plagio, quindi love bombing tra i fratelli, la ripetitività della dottrina, che devi sempre comunque leggere otto ore di guardia, capire magari che stai commettendo peccato, quindi tu sentendoti in colpa sei dominato dal senso di colpa. Quindi tu devi essere sempre bello fresco di dottrina. E infatti la chiave per iniziare a capire dove sta l'inganno è smettere di frequentare le adunanze. Se c'è qualche testimone di Geova all'ascolto, dico: volete fare una prova? Volete testare la vostra fede? No? Poi qualcuno dirà: eh no, ma non si mette alla prova Geova. No, 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 mettete alla prova la vostra fede. Smettete di frequentare le adunanze. E poi vedrete che inizieranno a insinuarsi dei pensieri. Questi pensieri non sono satanici, non è lo spirito del mondo. Semplicemente sta venendo meno questa connessione neuronale della routine, della dottrina, e voi state iniziando a aprire la visuale che prima avevate neanche 90 gradi, avete almeno 25 gradi di visuale. Ecco, smettendo di frequentare le adunanze, inizia a aprirsi la visuale. E iniziate a dire: ma come mai questi dicono questo? Punto di domanda. Cosa che prima mettevate, magari lo pensavate, ma lo mettevate sotto il tappeto. Come mai questi mi invitano sempre ad andare ad adunanze? Io alla fine sono un cristiano diligente. Ho dato prova di essere, cioè, di essere un cristiano ligio alle regole. Perché se qualche volta salto le adunanze ci sono dei problemi? E mi si chiede: come mai, fratello, hai saltato le adunanze? Fatevi delle domande. È chiaro. La motivazione che vi dà il corpo direttivo è una cosa che ha un certo significato, una certa verità. Ma in realtà la verità è psicologica. Cioè, quando voi non frequentate più le adunanze, non è lo spirito di Dio che viene a mancare, no, no. È che voi iniziate a stabilire nuove connessioni. Ma arriviamo un attimo al punto, quindi per deframmentare l'archetipo, quindi serve che noi considerati apostati, soprattutto i considerati apostati, diano un'idea di persone come si deve, che non mentono, che fanno informazione corretta, che spezzano lance in favore dei testimoni di Geova quando è necessario farle, però chiaramente non negando tutta la parte del dissenso, perché
perché altrimenti non avrebbe senso, no? Il dissenso che deve essere morigerato, equilibrato, ci deve comunque essere rispetto. Invece spesso vedo post su Facebook che sono da mercato del pesce, tipo faccio un esempio, c'è uno che scrive setta geovista, punti esclamativi, distrugge famiglie, rovina qua, rovina là, spacca qua, spacca là. È vero, ok, lo sappiamo ormai tutti, ma il testimone di Geova e sinceramente compreso me non può che evidenziare che lì dentro dei lati positivi ci sono. Evidentemente alcuni si trovano anche bene lì dentro, non sono solo quello che noi denunciamo. Il problema si innesca quando c'è il dissenso da quell'organizzazione. Finché la persona elige le regole, gli va bene così, lì dentro, a parte la violazione della privacy e qualche comitato giudiziario, che loro si fanno andare bene, a loro se li fanno i comitati non gli interessa, gli va bene, però loro tutto sommato hanno una vita sociale molto ampia con i loro fratelli e sorelle e stanno bene. Invece gli altri no. È un discorso molto, molto complicato, però ritengo che sia necessario attuare questa forma di comunicazione. Vabbè, tornando al discorso di prima, che ho aperto una parentesi lunghissima, colui che non è mai stato dentro i testimoni di Geova deve per forza di cose avere una competenza di quello che sta dicendo molto ampia. Siccome chi non è mai stato testimone di Geova perderebbe la vita a dire, fare, a ricercare per contrastare, certamente ha la sua vita da fare e non può fare. Quindi vi dico soltanto un aspetto che magari può essere tenuto come asso nella manica, che parla proprio del nome di Geova, no? Perché secondo loro questo nome di Geova è il nome vero di Dio. Noi abbiamo un nome, Geova ci ha dato un nome, quindi vuol dire che lo dobbiamo utilizzare. Quindi se un testimone di Geova si è presentato a voi e voi comunque volete fare breccia su di lui, anche se non ve lo ammetterà mai, seduta stante, poi magari ci pensa a casa, vi potete dire, ma voi vi chiamate testimoni di Geova, no? Ma lo sapete che il nome Geova è inventato, è una costruzione palesemente teologica, una costruzione palesemente umana. Geova deriva da il tetragramma Yahweh con l'inserimento delle vocali di Adonai, perché nelle scritture antiche le scritture non erano vocalizzate, no? Quindi non essendo vocalizzate sono impronunciabili, quindi il nome di questo tetragramma YHWH in assenza chiaramente di vocali non può essere pronunciato. Cosa hanno fatto quindi nella costruzione successiva? Hanno unito le vocali di Adonai, consonanti di Yahweh, e quindi è diventato Yahweh alla fine e viene italianizzato come Geova. È una costruzione teologica palese, non c'è neanche stare da discutere, è un nome che è stato preso, non aveva senso, non aveva proprio senso, è lo stesso discorso che dare un senso alla parola Elohim, non si sa cosa vuol dire, hanno detto che vuol dire dei, lo identificano come dei, giudici, se lo rigirano un po' come vogliono il nome Yahweh, ma non solo loro, tutte le religioni. Quindi si può partire a decostruire il loro pensiero a partire dalla Bibbia, che è del tutto manipolata. Voi non vedrete mai un testimone di Geova studiare sull'interlineare. Potete altresì dirgli, anche se non è efficacissimo, che nel Nuovo Testamento la parola Geova, nome Geova non viene assolutamente mai detto. Yahweh non viene mai menzionato nel Nuovo Testamento.
C'è stata la furbizia del corpo direttivo di dire che secondo loro hanno ripristinato le originali scritture, ma nei rotoli non c'è scritto, non c'è scritto, c'è scritto Signore, c'è scritto, non, Gesù lo chiamava Padre o Signore, no? Non c'è scritto Geova. E loro dicono la furbizia, siccome non c'è Geova nel Nuovo Testamento. E Geova è importante che viene detto, cosa facciamo? Modifichiamo le scritture. Quindi loro, con la presunzione di che ci sia stato il nome Geova nel Nuovo Testamento, hanno palesemente contraddetto quello che è scritto in Rivelazione, ovvero che chiunque modifica, questa scrittura è riferita a Rivelazione, ma si può estendere per intero alla Bibbia, visto che viene dichiarata ispirata, no? Quindi, visto che nell'Apocalisse, in Rivelazione, viene detto che chiunque modifichi qualcosa di questi rotoli si attirerà le maledizioni, le piaghe che vengono menzionate nell'Apocalisse. Chiunque fa un'aggiunta, chiunque fa una tolta. Loro, insieme a tutte le altre religioni, attenzione ragazzi, non è che sto parlando sui testimoni di Geova, ora sì, parlo a loro, ma tutte le religioni hanno modificato la Bibbia, perché non mi venite a dire che eterno è la traduzione giusta, non mi venite a dire che Signore nell'Antico Testamento è la traduzione giusta, laddove c'è scritto il tetragramma. Non mi venite a dire che Elohim si traduce con Dei, ma dove sta scritto che si traduce con Dio o Dei? Non si sa cosa vuol dire, e quando non si sa cosa vuol dire una parola, la si scrive così per intero. Un'altra cosa che gli potete dire, visto che sono entrato nel discorso dello scrivere così per intero, lo sai che Barabba è un soprannome, non è un nome? Barabba è il soprannome di un certo Gesù chiamato Barabba, che veniva fatto scegliere, come tutti sappiamo, da Ponzio Pilato, e in occasione c'era un Gesù chiamato Barabba, un Gesù chiamato Cristo. Ma cosa vuol dire Barabba? Vuol dire figlio, Abba, padre, no? Viene detto anche nella Bibbia, Abba, padre, no? Nell'espressione che c'è nella Bibbia. Ecco, Barabba non è mai stato tradotto. Vi siete mai spiegati perché? Perché Barabba vuol dire figlio del padre. Come si faceva a chiamare Gesù Cristo? Il figlio di Dio, il figlio del padre. Quindi qua possiamo vedere che c'è stata una costruzione in fasi successive dove è stata unita una figura cristica, di questo Cristo, questa figura messianica, di spiritualista, con una figura più zelota. E qua non voglio aprire il discorso del fatto che chiaramente noi sappiamo dalle scritture della Bibbia che Barabba era uno zelota, e quindi da lì ne possiamo trarre determinate conclusioni. Chiaramente questo implica che bisogna distaccarsi dai canoni dottrinali da Torre di Guardia e dai canoni dottrinali biblici. Secondo me è importante essere usciti dalla setta e non aver approfondito il fatto che il fulcro del plagio nasce dalla Bibbia. Non possiamo negarlo, perché la Bibbia ha un forte potere persuasivo. Viene tenuta in considerazione dai credenti come la parola di Dio. Ha comunque una qual sorta di autorità in qualche stato, visto che viene considerato un testo sacro. E quindi capite che il principio del plagio deriva dalla Bibbia. Infatti io in primis, nella mia esperienza, vi posso dire che il plagio è partito da me, dalla Bibbia. Io manco me le leggevo le Torri di Guardia, a me non interessavano, mi leggevo la Bibbia e la Bibbia mi ha plagiato. La Bibbia è interpretata secondo il canone di interpretazione dei testimoni di Geova. Detto questo, io mi sono dilungato e forse il video è stato un po' dispersivo, però penso che siano fondamentali un po' questi punti. Io spero che non sono stato noioso,
E ragazzi, apostatacci, ci vediamo alla prossima, al prossimo video. Ciao a tutti. Barabba.